Le pecore sono sempre contente quando il loro pastore le guarda. Sì, esatto, le guarda, esatto, sì. E con l'occhio le guida. Esatto. Grazie Ivano. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Ciao, sono Paolo, presidente. Ciao. Non il presidente della radio. Sì, sì, ti ho riconosciuto Paolo. Vadi bene, non il sì, presidente sì. Dimmi, della radio. Dimmi tutto Paolo. Abbasso un po' la radio. Sì, perché mi fa un po' di rimbombo. Sì. Abbasso la radio, non il presidente della radio. Sì, di Fabio Pantani. Ricopro una carica molto più ambita. Dimmi tutto Paolo. Sono infatti il presidente onorario dell'associazione Marco Pantani. Però tu sei anche un grande lettore degli antichi classici. E sono pagano politeista. Marco, telefonata di prima, cos'è che tende alla vita? La vita tende al piacere o alla sofferenza? La vita tende al piacere e ti sfido a dimostrarmi il contrario. E cos'è che ti offre il piacere? Ti offre il piacere Gesù Cristo, il piacere, il paradiso, la vita dopo la morte. Ah, Marco! Parliamo se chiaro. Vabbè dai, comunque Paolo, non facciamo una polemica, cioè stiamo più su in generale, cioè nel senso, purtroppo Marco, sai, è stato deformato dalla teologia. Allora, però facciamo una cosa più generale. In generale, hai ragione Francesco, mi prego. Allora, facciamo un discorso in generale. Il cristianesimo ti offre il piacere. E cos'è il piacere? Il paradiso dopo la morte, no? Perché questi cristiani si cagano addosso, letteralmente si cagano addosso, hanno paura di fare vermi, hanno paura di fare vermi dopo la morte. Parliamoci chiari, cristianucci, avete paura di fare vermi! E per cui tendete, come? E vi sfido a dimostrare il contrario, che la vita tende al piacere. Come le piante tendono al sole, che è la vita, la fonte della vita, no? Sì. Allora la vita tende al piacere e voi cristiani, cristianucci, tendete al piacere, non alla sofferenza. E il piacere chi è che ve lo offre? Gesù Cristo di Nazareth, il cattolicesimo. Allora noi pagani cosa diciamo? In realtà il piacere ce lo dobbiamo conquistare noi. È difficile studiare il Timeo, il Procaura, tutto quanto il corpus aristotelico, tutte quante le opere dell'antichità. È più facile trovare la pappa pronta nel Vangelo che ti offre il Vangelo, Gesù, il buono, eccetera, eccetera. In realtà, ripeto, il piacere ce lo dobbiamo conquistare noi e far sì che il piacere coincida e far sì che il piacere diventi uno strumento di conoscenza. Ecco Francesco, non sei d'accordo? Sì, sì, no, ma infatti il piacere è la base della vita, cioè nel senso la sofferenza è soltanto una cosa che viene imposto e soprattutto proprio perché con la sofferenza si possono dominare le persone. Quando soprattutto togli la felicità, il gusto, il desiderio, quello che fanno i monoteisti, perché qualsiasi cosa può essere peccato o tentazione, sicuramente crea delle persone infelici e creando una infelicità le puoi dominare, le puoi controllare. Bene, e con questo mi riallaccio nella realtà, nella sfera quotidiana. Per esempio, adesso c'è la moda dello squiz, no? Sì. Al sabato sera qui a Bassano si tengono le lezioni dionisiache, insegnare alla gioventù a bere, cioè non che il bere sia un mero piacere così, hai capito? Un pseudo piacere cristiano, no? Il senso del peccato, la gioventù che ha il senso del peccato, allora, ma che il bere diventi veramente uno strumento di conoscenza, e per questo riallacciarsi alla conoscenza, al retaggio, alle radici delle nostre radici, per esempio, come diceva il nostro padre Orazio, il nostro padre Omero,
e ti cito qua, Francesco, sì? Laudibus arguitur vinus vinosus Homeros. Si arguisce dalle lodi del vino un Omero avanti del vino, cioè di una nostra divinità, Dioniso, esatto. Bacco per i romani. Vina fere dulcis oluerunt mane camene. Si percepisce che le camene, che erano il simmetrico, cioè il corrispettivo delle muse greche, le camene, quasi olessavano di vino di mattina. Forum mandabo sitis, agimam cantare severis, dice sempre Orazio, il divino Orazio, al forum, cioè agli affari del forum, manderò sitis, i secchi, cioè gli astemi, agimam cantare severis, ma toglierò la facoltà del cantare, cioè del poetare, cioè l'ispirazione divina, l'ispirazione divina. Quos me, Bacche, rapis tui? In che modo, o Bacche, tu mi rapisci? Diceva Orazio, il divino Orazio. Allora, e si riallacciano al plenam deo, cioè l'invasamento del Dio, citato sia da Virgilio, da Omero, da Eschilo, da tutti i classici greci e latini, il plena deo, l'invasamento del Dio, simile al greco en theos, en dentro, theos Dio, entusiasmo, quando si fa una cosa con entusiasmo, insegnare ai giovani l'entusiasmo, l'en theos, quasi, cioè, quasi una gravidanza del Dio. Ecco. Allora facciamo sì che il piacere diventi, coincida con uno strumento, uno strumento di conoscenza. Non c'è nessun cristianaccio, non c'è nessun Gesù Cristo di merda che ti offre il paradiso. Il paradiso ce lo conquistiamo noi. Non so se siete d'accordo. Sì, pensiamo che l'eroicità sia fondamentale. Il paradiso non nel senso cristiano, ma nel senso del Valle, sono d'accordo con te. Tramite la nostra esistenza, non tramite la sottomissione. Esatto. Uno che tutte le divinità, da Dioniso, da Zeus, da Artemide, da quel che si voglia, diventino uno strumento di libertà. Non c'è nessun Gesù Cristo di merda che ti porta al paradiso. Il paradiso ce lo conquistiamo noi cristiani. Voi avete il terrore della morte, avete il terrore di fare verbi dopo la morte. Parliamoci chiari una volta per tutte, avete il terrore di fare vermi dopo la morte. Il piacere, la vita ce la conquistiamo noi, cristiani, cristianucci di merda, lo capite o no questo concetto? Scusa Francesco se mi sono un po' arrabbiato. No, ma tanto sai, sono cose che prendono con passione, soprattutto di fronte alla follia del cristianesimo che è una sofferenza. Guarda, mi detto lavoro la notte, ti racconto un fatto, io lavoro di notte, non ti spiego che lavoro faccio perché dopo... Allora, prima cosa, faccio, io lavoro nella zona di Nove, dove c'è la zona di ceramica, no? Sì. Dove ci sono fabbriche di ceramica, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, prima pregano la Madonna e Gesù Cristo. Quella addolorata soprattutto di Crosara. Esatto, si fanno il segno della croce davanti alle statue di ceramiche della Madonna, no? E dopo corrono a 150, a 200 all'ora di notte come pazzi, hai capito? Hai capito? Questo è il cristianesimo, no? Questo è il cristianesimo. Il pensare al miracolo. Il miracolo che ti toglie dalla realtà,
oggettiva, hai capito? Sì. E ti salva la vita, ti promette i paradisi. Sì, i paradisi inventati, logicamente. Comunque, alla fin fine, secondo me, è una questione di affinità. È una questione di affinità elettiva. Una questione di affinità elettiva. Se c'è la questione dell'affinità elettiva di cui parlava Goethe, il grande Goethe, no? Sì. Se c'è la questione dell'affinità elettiva, allora si può discutere, si può ragionare, ma quando si parla con una persona che è disposta a offrire la propria vita, il proprio destino, le proprie ambizioni, il proprio piacere a un Gesù Cristo che ti offre il piacere per il paradiso, eccetera, di cui abbiamo parlato prima, allora secondo me è fiato sprecato. È una questione di affinità elettiva, di scelta, di sensibilità. Hai capito? Sì, sono d'accordo con te. E con questo, scusa se l'ho tirato un po' lunga, ti saluto. Grazie. E saluto tutti gli ascoltatori. Senza rancore, eh. Sì, non ti preoccupare, Paolo. Senza rancore. Hai detto delle cose importanti. Dico le mie cose senza rancore, con passione, con entusiasmo, con enthusiasmo, ma senza rancore. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, Paolo. No, difatti Paolo ha detto delle cose importanti. Difatti la paura della morte è uno degli elementi presenti nel cristianesimo, è proprio il terrore della morte. Se noi pensiamo che, leggiamo negli Atti degli Apostoli, che quando Paolo annuncia all'Areopago di Atene la resurrezione dei morti, leggiamo dagli Atti, poi dicono alcuni risero, altri dissero questa storia ce la racconti un'altra volta. Cioè delle persone che sapevano com'era l'esistenza, che quando comprendevano che la vita è fondamentale, che sapevano che proprio questa vita una volta trascorsa, una volta giunta la morte, non c'erano altre possibilità, di fronte alle follie di un Paolo lì che parla di risurrezione dei corpi, ce la verrai a raccontare un'altra volta. Proprio su questo argomento c'è da ripensare a quello che ha detto anche Umberto Galimberti. Dice Galimberti: ospiti come siamo della tradizione giudaico-cristiana, pensiamo che l'uomo abbia il potere, se non addirittura il dovere, di dominare la natura. Questa tradizione, infatti, pensa la natura come l'effetto di una volontà, della volontà di Dio che l'ha creata e dell'uomo a cui sta consegnata. Così concepita, la natura non è più come la pensavano i greci, espressione dell'ordine immutabile della necessità, ma dominio della volontà. Per ordine divino, essa dipende dall'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questa visione del mondo comporta che l'indagine sulla natura non ha più in vista la conoscenza delle sue leggi immutabili, a cui si rivolgeva la scienza e la filosofia greca, ma l'intenzione della progettualità umana che, come vuole il programma Bacone, scienza e potenza, conosce soprattutto il dominare. Per il greco, invece, sotto il sigillo della necessità, la natura mostra il suo ciclo crudele e innocente di vita e di morte, dove l'una è concessa a condizione che l'altra accada. La morte, infatti, è un destino che tocca i viventi perché altre vite possano vivere. Come momento di scansione del ritmo della vita, la morte è naturale quanto la vita stessa. Ciò non significa che oggi, che ogni vivente, in particolare l'uomo, si consegni rassegnato alla morte. In quanto espressione di vita, ogni vivente resiste per quanto può alla morte e pretende per sé la pienezza del vivere. Significa chiaramente che non possiamo pensare di trovarci in un paradiso quando abbiamo fatto un'esistenza folle e di sottomissione, ma soltanto tramite la conoscenza potremo pensare di diventare qualcos'altro e soprattutto non ci troviamo di fronte a un San Paolo che ci parla di resurrezione dei corpi. Sì, pronto? E Gian Paolo? Sì, ciao. Va bene così? Sì, perfetto Gian Paolo. Ecco, saluto Paolo che ha parlato prima e condivido all'unisono quello che ha detto.
vorrei aggiungere solo una cosa, che parlare della Bibbia, che per me è una merdaccia, detta alla Fantozzi, è vero? È una merdaccia. Non mi... ed è un complimento? Sì, è già un complimento dire che è una merdaccia, perché la merdaccia almeno ingrassa i campi. Ecco, proprio non mi interessa parlare della merdaccia del Dio ebraico, che per me è una scorreggia, ma parlerei più volentieri di un certo Socrate. Sì. Di un Socrate che stranamente qualcuno ha detto che il Cristo aveva detto che conosci te stesso, a me risulta che è stato Socrate, vero? Era scritto sul Tempio di Delfi. Se non erro. Se non hai già parlato, era scritto sul Tempio di Delfi, conosci te stesso. Ma prima ha detto, no, conosci te stesso, sì, conosci te stesso, perché io lo prendo come una metafora. Perché una metafora? Perché il Socrate, che non abbia detto prova a conoscere te stesso, tu che pretendi di conoscere gli altri, prova a conoscere te stesso. E poi io avrei aggiunto sapere di non sapere, perché mi sono accorto che io, per esempio, io prima persona, io gli altri sanno tutto, io di me stesso non so niente. E mi accontento così, perché guardo intorno, natura, madre mais, in questo momento che sta fiorendo, che è una meraviglia, e per me il Dio è femmina, profondamente femmina, non mi stancherò mai di dirlo, è una cosa ideale, sai Francesco? Però per me è femmina, allora io dico che Socrate non abbia inteso proprio il dire, conosci te stesso, dopo ti accorterai di sapere, di non sapere. E con questo abbraccio il circostante e abbraccio l'indescrivibile e l'indefinibile. Però Socrate parlava di conoscenza, non di verità. Ecco, io ho questi limiti, Francesco, e io ammiro il circostante e do il pieno rispetto veramente dell'indefinito, e non mi permetterò mai assolutamente di dare una definizione, perché la meraviglia delle meraviglie, il mostruosamente indefinito, chi è che può definirlo? Una religione monoteista? Mi chiedo solo questo, perché altro non so dire. Francesco, ti ringrazio per la pazienza. Figurati. Ciao Giampaolo. Ciao. No, difatti appunto l'importante è parlare di conoscenza, non di verità. Pronto? Purtroppo, no, questa lì è caduta. Difatti, appunto, in tutte le religioni antiche, in tutte le civiltà antiche, si parlava sempre di conoscenza, cioè, ma se si parla di conoscenza, significa che tramite i nostri sensi, tramite quello che noi disponiamo, quello che noi abbiamo, cioè tramite i nostri occhi, il nostro udito, il nostro tatto, il nostro gusto, noi possiamo comprendere, e tutti possono comprendere. Sì, pronto? Niente, che questa è caduta. Sì, pronto? Pronto? Sì, Francesco, sono lo stesso, sono pure Paolo. Volevo salutare Giampaolo. Giampaolo, tieni duro, prima o poi ci incontreremo e berremo uno spritz al Ponte Vecchio di Bassano. Mi raccomando. Mai una scorzetta di limone nell'apero, sempre una scorzetta di arancio. Prima o poi ci incontreremo, Giampaolo. Tieni duro! Tieni duro! Ciao a tutti, Ciao, ciao Paolo. Beh, speriamo appunto che abbiano l'occasione di incontrarsi. Sei pronto? Niente. O c'è qualche scherzo o c'è qualche proprio problema in regia. Pronto? Niente. Pronto? Pronto? Sei pronto? Sì. Volevo solo esprimere il disappunto per qualche telefonata precedente in cui vi siete parlati addosso. Io che ascolto Radiorama, mi pareva per un po' di essere su radio, sulla radio nazionale con politici, penso che si può parlare. Scusa, tu stai parlando, hai qualcosa da dire? Dimmi la tua opinione. Era questo che volevo dire. Vabbè, hai chiamato, potevi anche non chiamare, scusa, nel senso che non stiamo mica facendo l'audit. Avevi qualche idea da proporre? Qualche pensiero? No, qualche riflessione? Qualche tua esperienza di vita?
Cioè, nel senso, la trasmissione, scusa, noi la facciamo con gli ascoltatori che hanno qualcosa da dire. Tu cosa ci dici? Vabbè, è un commento come ascoltatore. Ma del tuo commento non me ne faccio niente, guarda, potevi anche non chiamare, sai. Ah, va bene, grazie. Bene così. Cioè, se la trasmissione non piace, se non piace quello che viene detto, uno interviene e dice le sue idee. Se invece proprio che senso ha che uno stia ad ascoltare quando non condivide niente? Gli ascoltatori di Radio Gamma 5 hanno sempre la possibilità di intervenire e intervengono con la loro esistenza, con le loro abitudini, con la loro cultura e con la loro vita. E non vedo che qualcuno venga a dire che non possono manifestare le loro idee. Sei pronto? Camomilla! Bene, pronto? Niente, come sempre c'è qualcuno che non piace che certe idee vengano discusse. Sì, pronto? 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 Sì? Ah, ecco, ci sono. Sì, no, quello che ha detto Camomilla secondo me non è che... Io sono Alberto di Padova. Ciao, sì. Non è che a tutti i torti, perché io ti ascolto da tempo e se mi permetti, senza parlarmi sopra, come sì. Fai appena senti una persona che non è in linea. Io faccio quello che voglio. Trovo che hai un nervosismo piuttosto eloquente. Scusa, hai qualche idea da proporre o sei qua a fare critica alle persone? Scusa, non siamo... Sei un grande maleducato. Va bene, sono maleducato, sì. Sono maleducato. Hai delle idee? Hai delle idee? Parla. Hai delle idee? Mi fai parlare? Hai delle idee? Cioè, ti dico solo che da quanto nervoso sei si capiscono molte cose. Mamma mia, senti, guarda, non ho bisogno di gente che faccia psicologi di quarto ordine. Hai delle... Ma guardate, come vedete, le persone di una certa qualità che si rifanno al cristianesimo non interessa assolutamente quello che venga detto, quello che venga fatto, interessa soltanto che non si tocchi il Gesù cattivo e malvagio che abbiamo di fronte. Allora, queste persone, quando sentono che gli viene ricordato che sono ingannate con la storia della risurrezione dopo la morte, queste persone che sanno che vengono considerate dei peccatori, queste persone che si rendono conto che esiste un Gesù malvagio e cattivo che è sempre pronto a creare nuova sofferenza, quando queste persone comprendono questo, gli dà fastidio qualcuno lo dica. E sono immediatamente pronte a correre a fare qualsiasi cosa. Logicamente, cosa fanno? Chiamano e vanno a contestare quello che hai detto, come l'hai detto, perché l'hai detto. Cioè, sono incapaci totalmente di affrontarti con un'altra idea o con un'altra prospettiva. Ti dicono soltanto che tu non devi comportarti così. Ma io non dico mai alle persone come si devono comportare, io faccio sempre riferimenti all'intelletto, al cuore, all'anima delle persone. Le persone si comportano. Una cosa che io considero abituale è quello di non giudicare le persone, ma di accettarle per quello che sono. Nel senso che io di fronte a una persona non gli dico dovresti esprimerti con queste parole, dovresti esprimerti con questa calma o dovresti esprimerti con questa affoga. Non gli dico neanche quali parole dovrebbero utilizzare. Io accetto le persone per quello che sono. Fatto questo, che è il vero rispetto delle persone, poi ascolto le idee. Se le idee non mi piacciono, se stonano, se entrano in conflitto con il mio sentimento, con quello che io percepisco, e cosa faccio? Vado a contestare se ho delle idee. Dico, questa è tua idea, è sbagliata su questo punto, questa tua idea è deformata, questa tua idea ha questo indirizzo, questa tua idea ha questa conseguenza. Di conseguenza, quando si chiede a qualcuno di adeguarsi a un certo schema nel parlare, nel dire, nel proporre, o i termini da utilizzare, significa che rientriamo nel campo della volontà di sottomissione. E questo lo fanno i cristiani. Soprattutto ti dicono, tu non devi dire questo, tu non devi affermare questo. Perché? Loro si pensano al centro del mondo, si pensano i detentori di ogni potere, di ogni verità. Sono pronti a fare l'esame quando possono e quando potrebbero, o potrebbero pensare anche appunto a qualcosa di più violento come appunto l'Inquisizione, perché tu hai una tua vita, tu hai una tua forma, tu hai una tua storia. E allora non possiamo di pretendere, io questo ne sono convinto, di uniformare le persone. Però quello che possiamo pretendere è che le persone abbiano delle idee e che abbiano una capacità di dibattere. Nel senso che
la radio è uno spazio in cui tutti possono intervenire e in cui possono manifestare le loro idee. La radio è fatta per discutere, non è per fare una critica stilistica alle persone. E quando i cristiani vengono fuori e dicono no, perché non ti devi esprimere questo, non ci devi dire che Gesù ci ha fregato, non ci devi dire che non c'è la resurrezione dei corpi, non ci devi raccontare queste cose. Proprio perché vorrebbero tenerlo nascosto. Ma cos'è che vorrebbero tenerlo nascosto? Cos'è in realtà il loro cristianesimo, il loro Gesù? Cos'è soprattutto Gesù? Gesù è l'elemento più nocivo, più feroce, più cattivo, più malvagio, che negli ultimi 2 anni sia comparso, non come persona, ma come idee. Se voi pensate che ne abbiamo un esempio concreto dall'attualità, allora cosa fanno le persone che credono in Gesù e che sono sottomesse a Gesù? Prendiamo la stampa, prendiamo i quotidiani. Lunedì 16 luglio 2007, La Repubblica. Pedofilia, risarcimento record, i preti USA pagano 660 milioni di dollari. La diocesi di Los Angeles rifonderà 508 vittime. E ora pensate cosa significa che soltanto una diocesi americana si trova ad avere 508 vittime. E queste vittime logicamente avranno una vita modificata, completamente cambiata. Saranno sempre persone marchiate, deformate. E se tu gli ricordi che i preti che hanno violentato, che sono stati pedofili, l'hanno fatto non per un loro istinto, per quanto malvagio, per quanto cattivo, per quanto deformante del loro animo, ma l'hanno fatto su imitazione di Gesù Cristo. E allora, se tu gli dici questo, se loro si rendono conto che sono stati imprigionati da questa immagine di Cristo, e succede proprio che si arrabbiano e vengono a dirti che usi il nervosismo, che usi la cattiveria, che non vuoi comprendere. Ma io non voglio assolutamente accettare che per rispettare un mostro come Gesù Cristo non si possono ricordare a Los Angeles 508 vittime. E queste 508 vittime non saranno certo risargite nella loro esistenza, nella loro vita, da 660 milioni di dollari. Per queste persone ce l'hanno sempre con voi. Ma vedete, c'è anche un altro discorso. Prendiamo dal Corriere della Sera. Preti pedofili, risarcimento record, 660 milioni di dollari per 508 vittime. L'arcidiocesi di Los Angeles deve anche divulgare dossier riservati sullo scandalo. La Chiesa venderà un grattacielo i terreni, ma non fallirà, ha beni per 4 miliardi. 4 miliardi sono una bella cifra, ma come li hanno raccolti? Come li hanno sedimentati? Ma anche dire che abbiamo 4 miliardi significa che la nostra opera di evangelizzazione, seguendo l'immagine di Gesù Cristo pedofilo, può continuare e può essere portata avanti. Se voi pensate che a Boston, quando ci fu il processo, ci fu un vescovo di Boston che dichiarò in tribunale che non sapevano che la pedofilia era un reato. Come vedete, la conoscenza, la capacità, l'informazione su di te le persone non esiste, nel senso che loro pensavano che fosse soltanto un reato contro la morale. Ma ricordiamoci, in Italia, quando si parlò di fare una legge contro la violenza sulle donne, i cattolici fecero resistenza non perché reputavano che la violenza sessuale fosse un reato contro le persone, ma fosse un reato contro la morale. E siccome la morale la fanno loro, stabiliscono loro cosa è morale e cosa no, significa chiaramente che se loro non reputano che quello è un peccato e che va contro la morale, la cosa può essere fatta. Allora, vogliamo capire cosa porta la loro morale. Leggiamo un po' alcuni dati delle arcidiocesi americane. Boston, 983 vittime di abusi. Los Angeles, 570. Covington, Kentucky, 350. Portland, Oregon, 315. Louisville, Kentucky, 250.
Spokane, stato di Washington, 175, San Francisco 113, Orange 90, Tucson 60, Oakland 56, Hartford nel Connecticut 44, Sacramento 33, Milwaukee 10. Come vedete, i preti pedofili sono presenti in tutte quante le diocesi degli Stati Uniti e si impegnano moltissimo, tenendo conto che poi gli Stati Uniti non sono un paese cattolico come l'Italia, nel senso che la percentuale di cattolici è decisamente più bassa. Eppure provate a pensare come è stata abile questa opera di evangelizzazione. Cioè, non un caso per diocesi, che già sarebbe molto, perché i preti sono una categoria ben particolare che non ha le caratteristiche di altre comunità o di altri esseri o di altre società o di ordini, ma decine, centinaia di bambini e di abusi. E tutti questi abusi non sono tutti quelli che sono successi, sono soltanto una minima parte, sono quelli che, soprattutto quelle vittime che non si vergognano più, perché tra l'altro una caratteristica del buon Gesù è sempre quello di condannare il peccatore, e che il peccatore si permette, si accetta, si assolve dal peccato, ma non il peccatore. Difatti il buon Gesù dice sempre chiaramente che le persone devono essere colpite per questo. Ricordiamoci appunto la famosa parabola delle mine, in cui Gesù dice: prendete quelli che non volevo che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me. Bene, noi sappiamo che adesso negli Stati Uniti, per fortuna, esistono ancora per poco, purtroppo, dei diritti delle persone, e che delle persone appunto hanno avuto dei risarcimenti economici, ma se ci fosse stata una società cristiana improntata sulle parole criminali malvagie di Gesù Cristo, queste persone non sarebbero state soltanto violentate e abusate, ma sicuramente sarebbero finite a rogo in quanto peccatori, o in quanto hanno creato scandalo, o in quanto sono sfuggite alla morale cristiana. E allora dobbiamo capire che quando esiste un problema, che quando esiste una situazione, che quando c'è un evento così tragico, succedono sempre qualcuno che è disposto a coprire. Se voi pensate, e pochi ne hanno parlato, di quello che è successo a Cosenza nella gestione dell'Istituto Papa Giovanni XXIII, ed è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari un prete, un monsignore, ed saranno ascoltati anche alcuni vescovi. E questo era un istituto che doveva occuparsi di persone in stato di necessità, però il prelato, dice il Corriere della Sera di mercoledì 18 luglio 2007, a pagina 21, il prelato viveva in una casa con sauna e quattro d'autore. E logicamente si parla di cifre portate via dalla fondazione. Il prete, come scrive nell'ordinanza il PM Facciola, avrebbe attuato un vero e proprio saccheggio delle risorse dell'istituto, rubando dalle casse della fondazione circa 5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha trovato le prove di questo arricchimento illecito, seguendo le tracce di assegni e verificando gli acquisti immobiliari sottoscritti dal sacerdote. Bene, questo è uno dei tanti sacerdoti che sicuramente avranno grandi benefici, ma rendetevi conto cosa significa a una fondazione che si deve occupare di persone in stato di bisogno sottrarre 5 milioni di euro, non certo cifre. Ma d'altronde sai che quando qualcuno pensa di essere dalla parte di Dio si può permettere qualsiasi cosa e può fare qualsiasi cosa. Bene, io saluto gli ascoltatori, perché purtroppo siamo arrivati in fase finale, e ricordo una cosa che forse appunto può essere di qualche interesse. La mostra fatta a Milano, che si chiama Vade Retro, e che è appunto dedicata ad argomenti di tipo sessuale che danno fastidio a Milano, probabilmente verrà portata a Padova. Vedremo quello che succederà e vediamo se anche a Padova questa mostra verrà cancellata o verrà fatta eliminare da qualcuno a cui dà fastidio. Io ricordo che le trasmissioni sono su internet, ricordiamo che questo avviene tramite l'aiuto di Franco, il Famine del Bosco Sacro di Jesolo,
e che su internet trovate sempre molte altre informazioni. Io vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle ore 20 appunto con l'amico Ettore che vi parlerà della realtà del mondo celtico. Ci sentiamo più tardi, ciao.